2 giugno 1889. Oggi festa nazionale dello statuto, ma quantunque si tratti di uno dei più grandi avvenimenti della patria, l'entusiasmo è nullo. Se non si sventolassero bandiere tricolori sui palazzi pubblici e se su essi un po' di luminaria, questa domenica non sarebbe quasi diversa dalle altre. Quali le cause di tanta deplorabile indifferenza? Parecchie. Prima, la generale apatia della popolazione, poi le gravi condizioni del nostro paese e finalmente l'azione del tempo che fa dimenticare tutto. È un crepacuore il vedere sciupata la grande fortuna già toccata alla nostra contrada, dissipati i suoi tesori materiali e morali. Quale contrada più bella? Quale più gloriosa per il suo passato? Quale situata più vantaggiosamente in Europa? Quale più ricca di uomini intelligenti, immaginosi? E con tutti questi vantaggi e queste prerogative, ora l'Italia, tra le nazioni europee, non ha il primato che nei reati, nei debiti e nelle imposte. Non è il primato che le attribuiva il Gioberti, ahimè. Il Senato, che dovrebbe essere l'accolta dei personaggi più ragguardevoli dello Stato, è infingardo, indolente e pertanto senza autorità veruna e approva le proposte più balorde che gli vengono fatte. La Camera elettiva dimentica sempre dei reali interessi dei cittadini, non prende a cuore che le meschine gare personali di parte, getta i milioni a palate quando l'impazienza si è impossessata di lei per l'appressarsi delle vacanze e non si dà più pensiero della giustizia distributiva perché stanzia centinaia di milioni in lavori pubblici che rendono pochissimo, in provvedimenti militari che oltrepassano le forze della nazione e non ne accrescono pure la potenza, largheggia senza discrezione in favore di alcune province profuse somme ingenti per le infeconde spiagge dell'Africa, non intese mai ad attuare il decentramento, il quale avrebbe resa meno costosa l'amministrazione, agevolata la spedizione degli affari ed assicurata la libertà. Basti dire che chi l'ha in sua balia presentemente è il Crispi, il quale non si fa notare che per una vanità sconfinata. Questa sua vanità egli l'ha potuta te stesso disfare pienamente a Berlino, atteggiandosi ad eguale in potere al Bismarck, di cui non è in sostanza che un ossequioso strumento. Come i nostri ministri potranno trarre la nazione dalla voragine che sta per inghiottirla? Non ce l'hanno saputo dire i suoi viaggiatori. Economie non ne vogliono fare. Vorrebbero bensì imporre nuovi balzelli, ma la sorgente è inaridita. Più non rimane loro che continuare a fare nuovi debiti palliati. Vero è che ciò non ci salverà, tutt'altro, ma essi non si curano di ciò ed applicano il principio di Luigi XV, a premois les déluges.